Nel cuore delle Langhe piemontesi, proprio al centro delle terre del Barolo, da oltre 6 secoli, 30 ettari di rigoglioso vigneto producono le uve migliori, che hanno reso l'azienda Cordero di Montezemolo Monfalletto famosa in tutto il mondo per la produzione dei vini che rendono grande il Piemonte nel mondo. L'azienda agricola si trova nel cuore delle Langhe, specificatamente alla Morra, nel cuore della zona di produzione del vino Barolo. È una proprietà molto antica che risale al 1340, di 28 ettari in un colpo unico, tutti vitati con vitigni locali, più altri 7 ettari coltivati a poca distanza, parte di proprietà e parte in affitto. La tenuta Monfalletto, situata nel comune piemontese della Morra, appartenuta fin dal 1340 alla famiglia Falletto, oggi è amministrata sapientemente dalla famiglia di Giovanni Cordero di Montezemolo, erede di Luigia Falletti, ultima discendente del casato. Simbolo della tenuta è il cedro, che da oltre 150 anni domina i 30 ettari di prestigioso vigneto che silenziosamente, anno dopo anno, regalano le uve che l'esperienza e la bravura dei Cordero di Montezemolo trasforma in gustosi vini. La cascina Monfalletto ha origini molto antiche, si va indietro fino al 1340, quando Petrino Falletti, il primo della famiglia Falletti, eredita da Alba questa collina con questa proprietà. Da allora per 16 generazioni la famiglia ha sempre continuato a possedere la proprietà Monfalletto, seppur in misura differenti, però è sempre stata all'interno della famiglia. Fino all'ultima Falletti, una donna che, essendo l'ultima donna, figlia unica, sposò un Cordero di Montezemolo, e da allora, dalla morte poi di Luigia Falletti, la proprietà passa a Cordero di Montezemolo con il primo che fu mio nonno Paolo, in seguito mio padre che ancora oggi insieme a me e mia sorella Elena conduce la proprietà di famiglia, che si può dire che per 19 generazioni non è mai stata smembrata, venduta e rimasta sempre in famiglia. I vigneti tutti in un corpo unico ci consente anche di lavorare in modo estremamente agevole e più economico in vigna, o meglio trasformare tutto quello che sono costi di spostamento da varie parti in lavoro effettivo in vigna, e quindi in un'ottica anche qualitativa poter lavorare in modo biologico nel rispetto massimo del territorio. Le varietà coltivate sono quelle classiche della zona, quindi il Nebbiolo, che la fa da padrona per la produzione del vino Barolo, il Nebbiolo e per la produzione di Langhe Nebbiolo, il Dolcetto per il Dolcetto d'Alba, la Barbera per la Barbera d'Alba, e come varietà bianche l'Arneis, tipica varietà locale albese, e l'unico vitigno internazionale, seppur di piccola produzione, lo Chardonnay. La pendenza dei nostri terreni ci obbliga a fare più passaggi e a fare molti lavori manuali, quindi la lavorazione meccanica è estremamente bassa, si parla esclusivamente di una lavorazione del suolo e una leggera lavorazione durante il periodo estivo di cimatura e taglio dell'erba semplicemente. La raccolta quindi viene fatta a mano in cassette da 25 kg circa l'una, e la comodità di avere i vigneti, la cantina in mezzo ai vigneti, fa sì che ogni 20-30 minuti ci sia l'opportunità di trasportare l'uva appena raccolta in cantina, dove avviene subito la fase di pigiatura e ammostamento delle vasche di acciaio inox. La tenuta Monfalletto, che comprende un corpo unico di vigneti intorno all'azienda, permette la raccolta manuale dell'uva e la lavorazione immediata. Processi essenziali per garantire la migliore qualità dei vini. In questa sala avviene la vinificazione delle uve Nebbiolo, uve che per le loro caratteristiche hanno un alto potenziale tannico e una sostanza colorante mai troppo eccessiva. Per questo motivo all'interno di queste vasche noi dobbiamo continuamente monitorare il processo di fermentazione, quindi attraverso analisi durante i vari giorni della macerazione. Normalmente, in base alle annate, il contatto tra la buccia e la polpa può variare dai 5 agli 8 ai 10 giorni. Questo è sempre in base ai parametri qualitativi delle diverse annate. Grazie alle più sofisticate ed avanzate tecnologie in campo enologico, la tenuta Monfalletto è destinata alla produzione di vini esclusivamente DOC e DOCG. 4 i vini giovani di pronta beva, prodotti con vinificazione breve e delicata. Arneis, Dolcetto, Barbera d'Alba e Nebbiolo. Provenienti da vigneti d'età più avanzata e a produzione limitata sono i vini di medio corpo come lo Chardonnay Lioro, il Barbero d'Alba Superiore Futanì. E il Langhe rosso Cordero, intensi ed aromatici, invecchiano più a lungo in barrique. Punta di diamante dell'azienda Cordero di Montezemolo, Monfalletto, è però il re dei vini piemontesi, il Barolo. Il Barolo è ottenuto da 100% uve Nebbiolo che arrivano dai vigneti che si trovano all'interno della zona del Barolo. Per legge deve essere invecchiato all'interno delle cantine per 3 anni, di cui minimo 18 mesi in legno. Fiore all'occhiello della cantina è il Barolo Gorette. Ci troviamo di fianco a una bottiglia di Barolo Riserva Gorette, un prodotto per noi molto particolare in quanto è un'etichetta poco conosciuta in quanto non si può trovare sui mercati, però per noi molto importante in quanto è la massima espressione di territorio del Monfalletto, col quale si può creare un buonissimo rapporto tra gli amanti del Barolo e la produzione stessa, quindi la nostra cantina, in quanto la bottiglia di Gorette può essere acquistata solo ed esclusivamente dai visitatori che ci vengono a far visita in cantina ed è una selezione molto particolare della vigna Gorette all'interno del Monfalletto, la quale fa 2 anni di barrique e 6 anni di bottiglia, quindi 8 anni in totale prima di essere venduta ed è in formato solo magnum. Le bottiglie sono tutte numerate, abbiamo un archivio con tutti gli acquirenti di ogni singola bottiglia, viene prodotto come ho detto solo nelle annate esclusivamente super e la particolarità del Barolo Monfalletto è che si presenta sì con una struttura molto robusta ma nello stesso tempo di un'estrema eleganza, quindi la floralità tipica della nostra terra viene espressa al massimo in questa bottiglia che ovviamente anche il formato conferisce maggior ampiezza dei profumi. Completano l'intera gamma di prodotti la Grappa di Barolo Enrico VI, il Barolo Chinato e il Montezemolo Brut. La tenuta Monfalletto, immersa nel contesto paesaggistico unico delle Langhe, ospita al suo interno anche una sala degustazione, dove i visitatori possono gustare i prestigiosi vini che da decenni continuano a conquistare prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo. I mercati di riferimento sono l'America, l'Europa, specialmente la Germania, ultimamente anche i paesi dell'est e adesso ci stiamo sviluppando anche con altri mercati tipo l'Asia e diciamo mercati nuovi quali possono essere la Polonia e la Russia. Nel nostro settore l'esperienza conta tantissimo, sia in campo viticolo che enologico, in quanto le varianti che si presentano tutti gli anni sono notevoli e fa sì che possiamo prendere delle decisioni per mantenere lo standard qualitativo molto alto. Esperienza, innovazione, tecnologia, professionalità ed altissima qualità sono i punti di forza dell'azienda Cordero di Montezemolo Monfalletto. Una tenuta intrisa di storia, di diritto ambasciatrice del sapore inconfondibile del Barolo piemontese nel mondo. Una cantina per palati sopraffini.